Antonio Manganelli, del prefetto Antonio Manganelli, capo della polizia. Sappiamo che ha servito lo Stato, che ha lavorato con abnegazione e con fatica, ha saputo lavorare con i suoi collaboratori, avanzando nella carriera fino a raggiungere l'apice, fino a diventare il capo della polizia e il capo della sicurezza in Italia. Il suo è un esempio che ci lascia. E allora lo ricordiamo al Signore. Vogliamo elevare la nostra preghiera perché ciò che lui vi è ancora di non gradito a Dio possa essere perdonato, possa essere cancellato per la misericordia di Dio e anche con il contributo della nostra preghiera. È questo che avviene nella Santa Chiesa, è questo che avviene nel corpo mistico di Cristo, dove noi tutti presenti e già passati, noi tutti siamo membra di questo corpo. Ma volevo soffermarmi brevemente, molto brevemente, sulla prima lettura che abbiamo ascoltato, la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. San Paolo, scrivendo ai Romani, dice: fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Il cristiano, redento dal Cristo, partecipe della sua morte sulla croce. Il cristiano passato attraverso la grande tribolazione della croce per mezzo del sacramento del battesimo partecipa anche della risurrezione di Cristo, perché Cristo è morto ed è risorto. E deve così camminare il cristiano in una vita nuova. Sottolineo questo aspetto riferendomi alla vita del capo della polizia Antonio Manganelli. Egli, attraverso il suo lavoro come cristiano, ha camminato in questa vita. Perché ogni cristiano, partecipando alla vittoria di Cristo sulla morte, ha questo compito di cambiare la realtà terrena, rendendo presente già fin da ora ciò che sarà poi della sua fidenza nel futuro, ossia il regno di Cristo. In maniera laica, il cristiano che vive il mondo con il suo lavoro contribuisce a rendere presente il regno di Cristo. E il capo della polizia lo fa assicurando la pace civile, assicurando quella tranquillità sociale nella quale gli uomini liberamente possono confrontarsi e operare quelle scelte che si reputano più adatte per promuovere il progresso della società, della vita, per riuscire a conseguire il massimo della felicità. Cristo è venuto a portare questo sulla terra, il suo regno, e lo ha iniziato con le sue opere di guarigione, con i suoi miracoli, che sollevavano l'uomo da una condizione miserevole e lo facevano passare ad una situazione migliore, così come il cieco che riaveva la vita, o il muto che poteva riparlare, o il claudicante che poteva correre e camminare e saltare di gioia. Così noi come cristiani, in quanto già stati sepolti con Cristo nella sua morte,
chiamati così a trasformare questo nostro mondo, realizzando in esso, certo in luce, ma in una maniera vera, reale, efficace, il regno. Ecco l'esempio che ha lasciato il capo della polizia Antonio Manganelli, insieme ad una grande distinzione, ad una serietà, tutti esempi e virtù che possiamo guardare e anche desiderare di ripetere. Ecco allora che la nostra preghiera sale a Dio, da una parte perché sia di sollievo al nostro fratello Antonio e dall'altra parte anche perché il Signore ci conservi nella fede e ci dia tutte quelle forze spirituali, quelle grazie necessarie per realizzare questa vocazione cristiana, quella di camminare in questa vita. Ringrazio tutti i presenti, le autorità civili, militari che sono presenti a questa santa messa. Ringrazio l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, anch'essa presente a questa cerimonia che ci coinvolge